ecosistema urbano, il rapporto di Lega Ambiente impietoso, Caltanissetta ultima in classifica tra le città piccole d'Italia. Beh, il dato non ci meraviglia, sono parecchi anni che riusciamo a mantenerci nelle ultime posizioni, ringraziando Dio. L'attualità ci dice che le città meridionali sono comunque le ultime nelle categorie dimensionali, questo anche a causa dei tagli operati dalla regione per il settore ambiente, che ha operato un 50% di taglio e non consente già la prosecuzione delle attività ordinarie. Noi chiaramente, essendo in una posizione di svantaggio rispetto ad altre realtà urbane, avremo la necessità di un ulteriore sforzo in determinate direzioni. Noi abbiamo, come Caltanissetta, per esempio, un problema relativo alla dotazione di verde urbano fruibile. Le istituzioni si permettono di selezionare un'area quale il Dubini per andare a tagliare gli unici 4 alberi che sono rimasti in quell'area della città, tra l'altro secolari. Abbiamo un problema relativo alla mobilità e troviamo chi eroga il servizio a protestare in piazza perché l'amministrazione non concede più le risorse con le quali hanno erogato quel minimo servizio di cui siamo dotati. Addirittura il sindaco chiede un ulteriore taglio al 20% sui chilometri, che insomma è una cosa che, invece di incentivare il trasporto pubblico, in qualche modo si tagliano le opportunità di liberare un po' la città dalla congestione. Il momento è particolarmente drammatico, la parola ambiente sembra essere completamente cancellata dalle agende di chiunque, destra, sinistra, centro. Per noi che partiamo da zero e avremo bisogno di recuperare, la cosa è particolarmente grave. Speriamo che l'anno prossimo il dato sia diverso, ce lo auguriamo ogni anno. Ogni anno, ripeto, siamo tra gli ultimi, quest'anno siamo gli ultimi, insomma più in basso di così non possiamo arrivare. Qui non si va in bicicletta. Qui non si va in bicicletta ed è un problema più culturale probabilmente che diciamo orografico, nel senso che è vero è che l'andamento collinare della nostra città disincentiva l'utilizzo del due ruote, è anche vero che oggigiorno ci sono biciclette assistite, pedalata assistita, di cui vi anticipo stiamo per preparare un capitolato tecnico per fare un gruppo d'acquisto, è anche vero che non esiste un metro di pista ciclabile, cioè non c'è nessuno sforzo da parte di chi governa il territorio di incentivare questo mezzo che, oltre a essere diciamo, una parziale soluzione al problema traffico e parcheggio, è anche qualcosa che lavora in favore della salute del cittadino. Cosa si può fare per il verde? Per il verde si può intanto evitare di tagliare quello che esiste, di manutenerlo e di renderlo fruibile, tanto per cominciare, dopodiché ci auguriamo uno slancio nella direzione del Parco Dubini, visto che l'amministrazione è riuscita già a acquisire le aree necessarie. Ci auguriamo che a breve si possa intensificare lo sforzo in quella direzione, per esempio, e garantire alla città questo polmone verde che è già previsto negli strumenti urbanistici da troppo tempo probabilmente. C'è anche da dire che il verde esistente è poco curato, poco manutenuto e i cittadini hanno difficoltà a fruirne. Ci piacerebbe che, piuttosto che cedere il servizio ai privati, come sta avvenendo per alcune ville urbane, ci fosse un maggiore sforzo sia di tipo economico sia di tipo proprio gestionale affinché venisse incentivata la possibilità che i cittadini avrebbero di utilizzare non solo il giardino quale luogo di incontro o di ritrovo, ma anche garantendo la possibilità, specialmente a chi ha dei figli piccoli, di avere delle aree verdi dove cominciare a far vivere ai bambini, che sono ancora nell'età che gli consente di acquisire una forma mentis, e ci auguriamo si porteranno nel tempo, la forma mentis diciamo volta alla fruizione del verde in maniera sana, cosa non facile purtroppo quando si cresce sull'asfalto.